Il nuovo Hisense 65A9H è un TV 4K OLED molto interessante che utilizza probabilmente un pannello di ultima generazione. Raggiunge il ragguardevole valore di 1000 nit di massima luminanza, copre il 99% dello spazio colore di DCI-P3 e accetta segnali HDMI 4K 120p con VRR, ALLM e FreeSync Premium. Sì, d'accordo, ma come va davvero questo TV? Lo scoprite leggendo la recensione su avvimagazine.it oppure continuando a seguire questo barbosissimo video. Io sono Emilio Frattaroli e questa è avvimagazine.it. Conosciuta principalmente per i laser TV e per i display ULED e QLED, ovvero TV LCD con retroilluminazione quantum dot, da un paio di anni Hisense produce anche TV con tecnologia OLED e a gennaio ha annunciato due nuove serie di TV. La serie A85H con modelli da 55 pollici e 65 pollici di diagonale e la serie A9H disponibile, almeno qui da noi, solo nel taglio da 65 pollici. Ebbene, con l'annuncio di queste due serie, Hisense fa un notevole salto di qualità con l'obiettivo di insidiare le aziende leader che rappresentano storicamente la fascia più alta del mercato. Il nuovo Hisense 65A9H utilizza un pannello OLED White RGB da 10 bit per componente cromatica con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz ed è compatibile con tutti i formati HDR, anche con Dolby Vision IQ e HDR10 Plus Adaptive, ovvero quelli che utilizzano il sensore di illuminanza ambientale per modificare la curva EOTF per rendere anche i contenuti HDR più commestibili nei soggiorni più luminosi. Il pannello ha una certificazione IMAX Enhanced ed è dotato della tecnologia Sonic Screen che trasforma il pannello stesso in un diffusore audio grazie a degli attuatori. Hisense però va un po' oltre e ha inserito altri altoparlanti tradizionali per un sistema Dolby Atmos in configurazione 3.1.2. Il nuovo Hisense A9H può contare anche su numerose tecnologie di elaborazione delle immagini, ad iniziare dai famigerati Motion Estimation e Motion Compensation, con l'obiettivo di aumentare il dettaglio delle immagini in movimento, riducendo nello stesso tempo la scattosità. Ebbene, lo ammetto, io non sono un amante di questo genere di algoritmi che trovano impiego soprattutto nella riproduzione dei contenuti cinematografici a 24 Hz. In quel caso io preferisco tenermi gli scatti, lo so, a risoluzione originale, magari selezionando l'impostazione predefinita Filmmaker Mode, che è stata inserita fortunatamente anche in questo TV per il massimo rispetto delle volontà dei creatori dei contenuti. Per chi invece preferisce sperimentare questo genere di elaborazioni, segnalo la presenza della tecnologia AI4 Upscaling per l'aumento della risoluzione e quelli di AI Picture Optimization e AI Scene Recognition che si occupano di regolare le impostazioni e i settaggi in maniera automatica a seconda del contenuto che si sta guardando per offrire la miglior resa possibile, almeno secondo Hisense. Estetica e qualità delle finiture sono aspetti che sono stati sempre molto curati dal produttore di Tsingtao e in questo nuovo A9H hanno raggiunto una certa maturità che rende il design di questo A9H sobrio, elegante e sempre più vicino al gusto europeo. Al contrario di altri modelli OLED, questo Hisense ha uno spessore importante pari a 5 cm, per poter ospitare probabilmente i vari elementi legati alla riproduzione audio come il subwoofer, gli attuatori per la vibrazione del pannello e i due canali Atmos per la dimensione verticale. Il sistema operativo del TV è il VIDA, giunto alla versione 6.0 e caratterizzato da una impostazione grafica decisamente più accattivante rispetto alla generazione precedente. Ora l'organizzazione dei vari menu e delle impostazioni è chiara, razionale e le applicazioni preinstallate sono davvero tante, comprese RaiPlay e TeamVision, assieme a qualche applicazione anche per lo streaming audio come Deezer. Dopo le critiche sacrosante degli scorsi anni, stavolta al sistema VIDA sembra non mancare proprio nulla e la compatibilità con i principali servizi di streaming è assicurata, anche con Disney Plus e Apple TV Plus. Il telecomando è un ottimo strumento, un po' alto ma ben bilanciato, non troppo piccolo né troppo grande e con ben 12 tasti per l'accesso diretto ai principali servizi di streaming, RaiPlay compreso. Il parco connessioni è decisamente completo.
è posto sul lato destro ed è caratterizzato da 4 ingressi HDMI, di cui soltanto 2 abilitati ai segnali 4K fino a 120p con ALLM, VRR e FreeSync Premium. Una delle due porte HDMI 4K 120p è anche compatibile con eARC, ottima per l'estrazione dell'audio ad alta risoluzione dai contenuti in streaming. Sullo stesso lato sono presenti 2 connettori d'antenna per segnali satellitari e terrestre, l'uscita cuffie, un ingresso CVBS, ovvero in video composito, e 2 porte USB, una 2.0 e l'altra 3.0. Il connettore RJ45 per la rete, la porta USB e l'uscita Toslink, ovvero quella ottica dell'audio digitale, sono in una piccola nicchia sul lato posteriore. Completano le connessioni il Wi-Fi e il Bluetooth. Passiamo ora alla qualità d'immagine. Il menu di impostazione e calibrazione audio-video è quello classico di Hisense che abbiamo già apprezzato anche recentemente nei Laser TV. Vi si accede rapidamente e le varie voci sono organizzate in maniera semplice ed efficace. Le impostazioni predefinite sono davvero tante, ma quelle standard, dinamico e sport sono assolutamente da scartare perché sono caratterizzate da un bilanciamento del bianco tendente al blu, con curve del gamma o troppo basse, come standard e sport, oppure troppo accidentate, come quella in dinamico. Le possibilità di calibrazione sono molto alte e non mancano né il bilanciamento del bianco a 20 punti né il CMS per la calibrazione di luminanza, tinta e saturazione dei colori primari e secondari. Tutte le misure sono state effettuate in collaborazione con Hardware Upgrade, con cui condividiamo buona parte degli strumenti di misura e le metodiche di indagine. Passiamo ora alle prestazioni con gamma dinamica standard, ovvero con segnali Full HD. Ebbene, le impostazioni predefinite cinema diurno, cinema notturno e filmmaker mode sono caratterizzate da un bilanciamento del bianco molto vicino al riferimento e si differenziano tra di loro principalmente dai livelli di massima luminanza. Si arriva a più di 200 nit di picco per cinema diurno e poco meno di 110 nit per le altre due, con filmmaker mode che verrà preferita da chi come me non sopporta troppo le elaborazioni sulle immagini. Con la calibrazione bastano davvero pochi minuti per raggiungere prestazioni eccellenti. Sistemando il bilanciamento del bianco, soprattutto sulle alte luci, si guadagna in automatico un notevole impatto anche sulla riproduzione dei colori, che acquistano una naturalezza invidiabile quasi a tutti i livelli di saturazione. Con la calibrazione, il consiglio è di abbassare di un paio di step i valori del gamma, che nelle modalità predefinite sono compresi tra 2.4 e 2.5, che è un po' troppo. Si tende un po' ad affogare i particolari sulle basse luci. Con i segnali HDR valgono le stesse indicazioni già segnalate per i segnali a gamma dinamica standard, quindi bisogna ignorare completamente le impostazioni predefinite con standard, dinamico e sport, e bisogna concentrarsi su tutte le altre per avere prestazioni già ottime. In particolare segnaliamo le impostazioni Filmmaker Mode e IMAX per livelli di luminanza più elevati e per una visione con poca luce in ambiente. Con queste impostazioni predefinite il bilanciamento del bianco è già ottimo e anche la colorimetria si avvicina notevolmente al riferimento. Tra tutte le modalità, la Filmmaker Mode secondo me è la migliore sotto tutti i punti di vista, almeno quando si osservano i contenuti al buio. Con la calibrazione è comunque possibile spingersi ancora più avanti nelle prestazioni, soprattutto per quanto riguarda le basse luci e nella riproduzione dei colori. Bilanciamento bianco che è già ottimo, ripeto, con la calibrazione rasenta l'eccellenza e la riproduzione dei colori a saturazioni intermedie è ancora più accurata. Con le impostazioni giorno HDR e nelle modalità Dolby Vision IQ e HDR10 Plus Adaptive c'è un sensibile aumento della luminanza nei gradini più bassi e in quelli intermedi del segnale in ingresso, in modo da favorire la visibilità dei contenuti HDR anche in ambienti molto luminosi. Il picco di luminanza supera tranquillamente i 900 nit con bianco calibrato e si spinge ben oltre i 1000 nit in alcune condizioni. La copertura del gamut, ripeto, è del 99% del DCI P3 e questi particolari suggeriscono l'utilizzo di pannelli OLED AX con deuterio, particolare che però non è stato confermato dal produttore. Hisense è un'azienda che sta puntando sempre più in alto e gli sforzi che sta producendo si traducono in un aumento sostanziale della qualità sia audio che video.
Il nuovo TV OLED a 9H ci ha sorpreso sotto molti punti di vista, tanto che per quanto riguarda le caratteristiche pure e le prestazioni, il divario che abbiamo registrato rispetto ai primi della classe è stato praticamente colmato ed è stato fatto in tempi molto rapidi. Il nuovo A9H è compatibile, vi ricordo, con tutti i sistemi HDR con metadati dinamici, compresi Dolby Vision EQ e HDR10 Plus Adaptive. È dotato, ripeto, molto probabilmente di un pannello di ultima generazione e c'è sicuramente anche un dissipatore che consente di superare agevolmente le 900 candele anche con bianco calibrato. Anche il prezzo suggerito al pubblico in linea con i modelli OLED dei marchi più blasonati, ma quello al netto degli sconti potrebbe avere una marcia in più rispetto a tutti gli altri.